Ciao a tutte, nuovo video e volevo farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto oggi, che sono andata a accompagnare mia zia a Brescia e poi lei appunto ha preso il pullman, è andata per i fatti suoi a casa sua a Lumezzane e io ho fatto un girettino con Simone, l'ho convinto a, appunto a portarmi a accompagnare mia zia, quindi ne ho approfittato per fare un girettino. E devo dire che i saldi sono praticamente finiti, nel senso che non c'è più nulla nei negozi, se non quattro cosine. E sono veramente deludenti, nel senso che adesso bisognerebbe trovare le occasioni migliori, nel senso che è l'ultimo periodo di solito, ma c'è ancora, cioè ci sono ancora un po' di giorni, però tipo Stradivarius, non sono più capace di parlare. C'era uno stand che era tipo lungo così, con i saldi, quattro magliettine schifose, Pull&Bear anche, a parte i jeans che aveva 5,99 euro che ho comprato. Zara qualcosina, sì, però quattro schifezze, anche scarpe, niente, borse, niente. Bershka anche, poco o nulla. E poi niente, sono stata all'outlet da Alcott & Zuiki, anche lì due o tre schifezze. Davvero sono stati carini all'inizio e poi adesso con l'ultimo periodo, che dovrebbero essere migliori, veramente pessimi. Quindi se aspettavate le ultime occasioni per andare, mi sa che è troppo tardi, cioè non si trova più nulla di nulla. Partiamo comunque con gli acquisti. Sono riuscita a fissare una cosina da Calliope, che anche Calliope mi ha deluso quest'anno con i saldi. Di solito trovo sempre delle cose molto carine, quest'anno no. L'unica cosa che avevo visto, tra l'altro, anche all'inizio appunto dei saldi e costava di più, sono questi pantaloni che mi piacciono tantissimo e li avevo visti, costavano 25,99 euro, poi li avevano messi a un certo punto a 15, poi a 12, poi a 9 e adesso li ho trovati a 6 euro, ho trovato la S. Spero che mi vada bene, ma dovrebbero andarmi, credo, anche a Terranova, meno male, la taglia sono quelle. E mi piacciono tantissimo perché sono dei pantaloni verde militare, quindi il colore lo adoro. E anche la forma, è una sorta di boyfriend, è uscito un centesimo, è una sorta di boyfriend con un po' di strappatura sul ginocchio. Lo adoro perché sono quelli belli larghi che piacciono a me, da mettere con una canottina, sono molto carini, con le canottierine, con una camicia, insomma. Io li metto tantissimo con i sandali, ma anche con delle décolleté piuttosto che con le décolleté oppure con i tronchetti, eccetera, eccetera. Mi piace tantissimo questo abbinamento. Il colore verde militare, un colore che nei pantaloni adoro e non avevo dei pantaloni. Quindi 5,99 euro, fatemi sapere se non ho fatto bene a prenderli, nel senso era ovvio che era un ottimo acquisto. Poi sono anche abbastanza pesanti, quindi va bene anche l'inverno con un maglioncino e magari un trucchetto o appunto una décolleté, come vi dicevo. Sono molto carini, su quelli belli larghi che piacciono tantissimo a me. Da Pull&Bear, non so come si pronunci, c'è questa luce. Ok, ho fatto scorta ancora di jeans perché ho trovato i jeans a 5,99 euro. Quindi, come potevo non lasciare, cioè, dovevo lasciarle lì? No, non potevo lasciarle lì a 5,99 euro. Devo dirvi che li ho provati tutti, perché volevo capire bene la taglia. Siccome l'ultima volta che ero rimasta agli acquisti jeans da Pull&Bear avevo preso tipo l'XS, e adesso sono praticamente grandi così e non ci entro neanche quasi col braccio, ho detto fammeli provare così capiamo un attimino la taglia. E c'erano tantissime M, quindi tutta felice, c'erano tantissime 42 M. E siccome io adesso, meno male, porto più o meno la 42 perché sì, mi sta bella giusta, nel senso non mi stringe e quindi sono felice di mettere la 42 perché la 40 sono lì proprio attaccata via e non mi va. Allora ho preso un pochino di jeans, ho fatto ancora una scorta. Diciamo che quest'inverno, vi giuro, sono piena di jeans. Adesso che li ho un po' sistemati nella stanza degli orrori, cioè io ho 50 milioni di jeans, non, veramente ne ho proprio presi 30 paia. E per tutto l'inverno sono a posto, giuro che non comprerò mai un paio di jeans a 20-30 euro perché mi sono fatta la scorta con i saldi. Questi sono spettacolari indosso, venivano 29,99 euro e li ho pagati 5,99 euro. La taglia 38 che corrisponde a un'italiana 42 e sono degli skinny a vita alta, bellissimi. Il colore è proprio un blu, blu jeans, proprio blu blu blu. Sono troppo troppo belli. Questi stanno bene sia con qualcosa di basso che anche con i tacchi, perché no? Sono proprio portabilissimi, sono abbastanza elasticizzati, sono carini, sono proprio semplicissimi, vedete? Hanno solo una particolarità che adesso vi faccio vedere, vedete? Comunque sono semplici, strettini in fondo,
belli sagomati. Poi questo tipo di jeans a vita alta, provatelo perché veramente vi segna tantissimo la figura, ma snelliscono, non so come dirvi, non, la pancia sparisce, il sedere è abbastanza piatto, però comunque lo rende più piccolo perché ha proprio le 5 tasche così classiche, non è push up, non è quello che spariscono. Però ecco, l'unica cosa particolare che aveva, mi fa un po' ridere, però adesso vabbè, li prendo, al massimo se li userò andrò al lavoro ci metterò qualcosa di lungo sopra. Cioè guardate, sotto la chiappa, qui, sotto la chiappetta, c'è praticamente l'apertura, cioè questo strappo, e vi fa vedere un pezzo di pelle, diciamo, non è uno strappo volgarissimo, però sono così, non so, erano tutti così. Infatti, boh, qualcuno li ha tagliati, no, erano proprio fatti così. Vabbè, a me sono piaciuti lo stesso, perché... o se non li metterò, andrà al lavoro che si vedrà la chiappa, li metterò per i cavoli miei. Tanto non è che passo la vita solo a lavorare. Poi ho preso, vabbè, un paio di scarpe Simone, questi sempre nella taglia 42, perché ripeto, volevo essere morbida. Questi vestono benissimo e sono sempre la taglia 42, da 15,99 euro, che era apprezzato qui. Non so se costavano così anche prima, vediamo. Sì, vabbè, comunque o 15,99 euro o 20 euro massimo. Ho preso questi qua che sono dei jeggings. Qua loro dicono che sono degli skinny con la media vita, medium waist. Sono a vita media, cioè non sono né a vita bassa né a vita alta. Però anche questi qua sono abbastanza snellenti. Mi piaceva la slavatura, guardate, è proprio fatta così, appunto, un po' più scura negli due estremi e in mezzo dove c'è il ginocchio più chiara. E anche questi vestono benissimo addosso, sono come dei leggings praticamente, sono dei jeggings, sono elasticizzati e vestono benissimo. Anche questi 5,99 euro, cioè dove li troviamo? Anche questi sono super skinny in fondo, vedete? E sono bellissimi, cioè sto facendo veramente la casa dei jeans, non sto scherzando. Un paio li ho lasciati giù perché ho detto no, vabbè, erano un po' strani in fondo. Non è che li ho presi tutti quelli che ho visto, però insomma quasi. Questi qua invece sono sempre a 5,99 euro, anche questi venivano 30. E sono sempre degli skinny con la vita alta, high waist skinny. Questi sono grigi, quindi lavaggio grigio. Anche questo lavaggio, devo dire che mi piace molto, mi ricorda un sacco, non so come mai, Kate Moss. Questo lavaggio di jeans a me ricorda Kate Moss, non so dirvi perché, per come, però è così. E mi piacciono tantissimo, sono semplicissimi e hanno la particolarità di avere la strappatura sul ginocchio, vedete? Come va tantissimo di moda in questo periodo, la strappatura così sulle ginocchia, cioè va stratanto. E io non avevo di questi jeans, adesso ne ho piena la casa, che poi adesso non li uso tantissimo perché... insomma, col caldo, così a me il jeans dà un po' fastidio. Però appena passano 2-3 giorni e che adesso sta piovendo, sicuramente mi metto a usarli. E non ho mai avuto così tanti jeans così tanto carini come in quest'anno. Cioè, ho fatto la scorta, vi giuro. Ma di tutti i modelli, quella è la cosa positiva. Non è che ho preso solo il jeans fatto così. Maggiormente a vita alta, skinny, però ho preso anche i jeggings, ho preso anche i boyfriend, i girlfriend, i regular fit, insomma, di tutto e di più. Questi sono più estivi, infatti ero indecisa se prenderli o meno. Venivano 35,99 euro, quindi erano quelli che costavano anche più di tutti, e li ho pagati 5,99 euro. Li volevo lasciare giù, poi li ho provati.